nuova edizione di TG Flash. Iniziamo con la cronaca. Un dipendente del comune di Foggia, mentre si recava in banca per depositare un'ingente somma di denaro, è stato aggredito e derubato. A Foggia, un dipendente dell'ufficio anagrafe è stato aggredito, picchiato e rapinato da due persone incappucciate armate di pistola alle spalle del comune di Foggia, dal quale era appena uscito per recarsi in banca e consegnare 11.000 euro provento degli introiti dell'ufficio. Dopo la rapina avvenuta in piazza Municipio verso via Le Maestre, la vittima è stata soccorsa all'interno di Palazzo di Città dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme a polizia locale, polizia e carabinieri. Il primo cittadino, il sindaco Landella, esprime sdegno e preoccupazione per la rapina a mano armata avvenuta alle spalle del comune e vicino alla prefettura, compiuta nei confronti del dipendente che si stava recando in banca a depositare gli incassi. Quello che è accaduto è di una gravità inaudita e senza precedenti. Il primo cittadino ha espresso solidarietà al dipendente vittima di un evento agghiacciante per le sue modalità e la spietata violenza che l'ha contraddistinto. Un furto di non poco conto, per il quale il sindaco, dopo aver contattato il questore, spera che si faccia presto luce, si risalga ai delinquenti e la magistratura li condanni in modo esemplare. Landella fa sapere però di aver avviato un'indagine interna finalizzata ad individuare eventuali responsabilità rispetto alla violazione di una precisa direttiva da me impartita alla conferenza dei dirigenti dopo il recente furto di carte d'identità avvenuto all'ufficio anagrafe. Il sindaco di Foggia, evidenziato, fa sapere che in quell'occasione aveva ribadito che nessun dipendente comunale sarebbe dovuto uscire da Palazzo di Città con somme di denaro dell'ente e che qualsiasi deposito in banca andava affidato a società esterne di vigilanza. Evidentemente questa direttiva non è stata rispettata, mettendo a rischio l'incolumità fisica di un dipendente comunale e provocando un danno economico considerevole al comune di Foggia. Circolo privato a Cerignola, definito pericoloso, è stato chiuso per 30 giorni con notifica del questore della provincia di Foggia. Gli agenti della polizia del commissariato di Cerignola hanno notificato il decreto del questore della provincia di Foggia, Mario Della Cioppa, che ha sospeso ai sensi dell'articolo 100 TULPS l'autorizzazione per 30 giorni a carico di un cerignolano presidente e legale rappresentante del circolo privato denominato Le Jeux sont faits, ossia i giochi sono fatti. Nell'ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, che prevedono particolare attenzione ad esercizi pubblici e circoli privati dell'aprile 2017, l'associazione è stata controllata più volte dagli agenti del locale commissariato, durante i quali sono stati identificati quali assidui frequentatori numerosi pregiudicati per gravi reati, in particolare in materia di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio, anche gravitanti nella criminalità organizzata del luogo e quindi di notevole spessore criminale, molti dei quali non risultavano nemmeno iscritti. Il circo non risulta essere associato ad alcun ente riconosciuto dal Ministero dell'Interno, né svolge al suo interno nessuna attività di carattere ricreativo, sportiva, culturale e di promozione sociale, così come previsto dall'atto costitutivo ed accertato dal commissariato di Cerignola nel corso di controlli ripetuti nel tempo. Ha un'unica porta d'accesso munita di sistema di videosorveglianza, con sistema elettrico di apertura e chiusura comandato dall'interno del locale. Dopo l'ultimo controllo di polizia amministrativa del 18 ottobre scorso, è stata inviata al questore di Foggia apposita informativa con contestuale proposta di sospensione dell'autorizzazione, ritenendo appunto il circolo un concreto e gravissimo pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Ritorniamo di nuovo su Foggia, precisamente la tangenziale 673, dove nella giornata del 14 novembre la stazione di servizio Esso è stata rapinata da quattro malviventi a mano armata. Erano circa le 19.30 del giorno 14 novembre, quando almeno quattro persone travisate e armate hanno fatto irruzione nel bar del distributore di benzina Esso sulla tangenziale 673 di Foggia.
Sotto la minaccia delle armi, i malviventi hanno ripulito la stazione di servizio e sono scappati a bordo di un'auto con denaro contante, stecche di sigarette e gratta e vinci. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei militari della compagnia di Foggia per risalire ai malviventi della rapina a mano armata. Amico del Gargano, un 37enne pregiudicato, è stato nuovamente arrestato per maltrattamenti in famiglia. Della locale stazione carabinieri intervenuti con i colleghi della stazione di Rueti Garganico presso un'abitazione in seguito ad una segnalazione di lite in famiglia hanno tratto in arresto un 37enne detenuto domiciliare che in evidente stato di agitazione aveva appena aggredito il padre, la madre disabile e la sorella non vedente provocando loro contusioni di scorazione alla testa e alle braccia. L'uomo che già in passato si era reso protagonista di altri episodi dello stesso tenore era stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare da circa un mese in seguito all'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Bergamo per i reati di truffa e ricettazione. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia. Siamo all'attualità. Dopo Cerignola, anche Lucera celebra il 60° dalla morte di Giuseppe Di Vittorio, in contemporanea con l'approvazione della promulgazione della Costituzione. In occasione della ricorrenza del 60° anniversario della morte di Giuseppe Di Vittorio e del 70° anniversario dell'approvazione e promulgazione della Costituzione italiana, la sezione Ampi di Lucera intende promuovere un convegno storico e rievocativo delle due ricorrenze dal titolo Giuseppe Di Vittorio all'Assemblea Costituente. Facendo seguito al protocollo MIUR-ANPI del luglio 2014 che punta a promuovere e sviluppare progetti didattici nelle scuole per divulgare i valori della Costituzione repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale. Al convegno sono stati chiamati a partecipare gli istituti scolastici di Lucera, l'ITET Vittorio Emanuele III, il Convitto Nazionale Statale Ruggero Bonchi e l'Istituto di Istruzione Superiore Rosmini, attraverso il coinvolgimento delle rispettive classi quinte, con l'auspicio di poter fornire idonei strumenti di acquisizione delle competenze di cittadinanza e Costituzione promosse dal MIUR. Il convegno avrà luogo a Lucera la mattina del 18 novembre alle ore 10 presso i locali del Convitto Nazionale Ruggero Bonghi, cortesemente concessi. Il programma della manifestazione prevede l'intervento relazione del professor Adolfo Pepe, ordinario di storia contemporanea presso l'Università La Sapienza di Roma e la proiezione di un filmato curato dalla professoressa Giuseppina Rossi sulla figura di Giuseppe Di Vittorio. È stato presentato ieri, 15 novembre, presso la libreria Paoline di Foggia, il nuovo libro di Mimmo Muolo, l'enciclica dei gesti di Papa Francesco. Moderatore, Don Ciro Miele, parroco e giornalista. Sì, non ce la facciamo più. Bene, buonasera, benvenuti. Sono stato chiamato a questo compito, del quale mi onoro ovviamente, di presentare o di fare da facilitatore anche in un eventuale dialogo finale al libro di Mimmo Muolo, che fra un po' vi presenterò e poi magari ci dirà anche lui qualcosa di sé, l'enciclica dei gesti di Papa Francesco, uscito a settembre. Mimmo è reduce dalla presentazione a Roma ieri con il direttore del suo giornale Tarquinio, con Maurizio, con un po' di gente, quindi come gli dicevo prima si dovrà accontentare di questa moderazione mia, sì, di questa moderazione mia, perché non sono autorevole tanto quanto i suoi presentatori, moderatori di ieri sera, interlocutori di ieri sera. E c'era anche il vaticanista di TG24, no? Sì, Sky, TG24. Bene, voglio cominciare così, ricordandoci di quando questa avventura è cominciata. Io purtroppo ho un po' di problemi con la voce, per cui ecco, bravo, chi ha problemi con l'ascolto fa un passo avanti. Quella sera erano le 20:22 più o meno di quel 13 marzo 2013,
ho visto che sommando poi tutte le cifre viene sempre 13, ma dice niente sta roba. Fratelli e sorelle, buonasera, ci colpì questa cosa. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma, sembra che i miei fratelli cardinali sono andati, sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma dice siamo qui. Ecco, questa cosa credo che abbia dato già il là a una, a così, a un'avventura dalla quale poi in questo percorso di questi anni che ha, come dire, ha fatto sì che Mimmo Mumolo, ecco, redigesse quest'opera così originale come... Si è tenuta mercoledì 15 novembre 2017 alle ore 17:15 presso la libreria Paolina in piazza 20 settembre 7 a Foggia l'incontro con l'autore Mimmo Mumolo, vaticanista di Avvenire, che ha presentato il suo nuovo libro, l'enciclica dei gesti di Papa Francesco. Ha moderato l'incontro Don Ciro Miele, parroco e giornalista. Lavare i piedi, stringere le mani, guardare negli occhi, Papa Francesco con i suoi gesti fa magistero in un libro appena uscito di Mimmo Mumolo che esamina la gestualità di questo pontefice. E riferire. Ecco, tu accennavi al libro su Don Ernest Simoni. È nato proprio da questo ascolto, dall'essere stato testimone di un incontro straordinario tra questo sacerdote e il Papa che si è commosso e di là è nato tutto. E anche con Papa Francesco tutto nasce dall'incontro con questo Papa, incontro ovviamente alcune volte anche nel mio caso ravvicinato quando siamo in aereo, quando qualche volta mi è capitato di stare in udienza da lui, ma incontro nel senso più ampio del termine, no? Nel senso tutti noi abbiamo incontrato questa persona a partire da quel buonasera. E dalla pausa, se l'andate a riascoltare, la pausa quasi impercettibile, in cui lui sembra che voglia iniziare in una certa maniera, molto più ufficiale, diciamo così, e poi vira, quasi all'improvviso, quasi fosse stato colpito da un'ispirazione momentanea verso quel buonasera. E quel buonasera apre un mondo, apre un altro tipo di comunicazione. Papa Francesco è un papa dell'incontro, cioè un papa dei gesti, appunto, perché l'incontro, ecco, noi stasera che cosa abbiamo fatto? Ci siamo incontrati, con molti di voi ci siamo stretti la mano, ci siamo parlati. L'incontro chiama i gesti, non chiama solamente le parole, no? Se fossimo più in confidenza magari ci saremmo dati qualche pacca sulla spalla, ci saremmo abbracciati, ecco. Quindi è un papa dell'incontro, è un papa che parla attraverso i gesti e le parole, ma è anche un papa dell'ispirazione, lui stesso lo dice di se stesso. Ed è tutto per questa edizione, arrivederci alla prossima.